Ragazze, buonasera. Allora, oggi volevo preparare il dado, sempre fatto con il bimbi. Io utilizzerò, allora, una zucchina, vabbè, due zucchine forse io, sì, due zucchine, una carota, della zucca, la cipolla. Però invece di metterne una ne metterò metà, il sedano, 5-6 pomodorini, vabbè, qua ne ho preparati 8 perché sono piccolini, uno spicchio d'aglio. Del basilico, 2 cucchiai di olio e 200 g di sale. Ora vi faccio vedere. Bisogna pesare le verdure perché comunque il peso del sale deve essere circa un terzo di quello delle verdure. Quindi se le verdure tipo saranno 750 grammi, ovviamente il sale dovrà essere 250 grammi. Ora vediamo le mie quanto pesano. Versare la zucca e siamo a 180 grammi. Ora verso zucchine, sedano, pomodorini. Giusto giusto, non lo sapevo neanche, proprio a fortuna. Ok, 750, quindi dovrò mettere 250 di sale. Le facciamo andare 10 secondi, velocità 4. Ecco qui. Una volta frullato, questo è quello che ho tenuto. Ho dimenticato di dirvi che ho messo anche il basilico e un po' di prezzemolo, però il prezzemolo non ce l'avevo fresco, l'ho messo in polvere. Ora ci aggiungo i 250 g di sale grosso e 2 cucchiai di olio. Ecco, il tempo è finito. Non è bollente, non si vede niente. Ora faccio omogenizzare piano piano, fino a velocità turbo per 1 minuto. Muovo la manopola piano piano. Vedere la consistenza, volendo potete anche farla andare se non se per voi non va bene ancora a velocità 2, però per me la consistenza va bene. Ora a questo punto o li mettete, lo inserite in alcuni vasetti di vetro o nelle formine di ghiaccio. Aspetto 2 minuti e faccio raffreddare proprio leggermente e poi le metto nelle formine di ghiaccio, così ho già il dado proprio come quello acquistato. Vedete? Prendo 2 cucchiaini per volta e le inserisco dentro, così si formeranno. Dopo faccio raffreddare completamente, ovviamente, prima di metterlo nel congelatore. Qui ragazze, allora questi sono fatti con 2 cucchiaini, poi ho riempito questo che darà mia madre, ora vabbè si deve raffreddare, e questi fatti con 1 cucchiaino, in modo che posso darlo anche quando cucino qualcosa a mia figlia, perché altrimenti diventa troppo grande. Ora aspetto che si freddino, li metto nel congelatore, poi dopo li tolgo dalle formine e li metto in un contenitore unico. Spero che il video vi sia piaciuto e spero che questa ricetta possa essere utile a qualcuno. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.